A pochi giorni dalla presentazione, Alternativa passa alla fase 2 con la nascita di 5 forum, spazi di confronto e discussione che il nuovo soggetto voluto da Roberto Ruta ha deciso di mettere a disposizione di chiunque voglia offrire il proprio contributo. Questo è l'indirizzo email disponibile: ambiente e qualità della vita, cultura e ricerca, servizi sanitari e sociali, infrastrutture, attività produttive e mondo del lavoro, i temi scelti per la costruzione della piattaforma politica e programmatica di Alternativa. Seduti allo stesso tavolo oggi Roberto Ruta, Danilo Leva, Massimo Romano, Massimiliano Scarabeo e Francesco Totaro. Vogliamo inaugurare la stagione della qualità in politica, ha detto Roberto Ruta, e creare una squadra che non solo sappia vincere ma anche governare. E la strada, è stato sottolineato, sarà quella delle primarie. Una sfida ambiziosa, ha aggiunto il segretario regionale del PD Danilo Leva, per creare un'alleanza ampia e inedita che si riconosca attorno agli stessi obiettivi programmatici. Un progetto, ha continuato, a cui il Partito Democratico darà il proprio contributo. Massimiliano Scarabeo ha definito Alternativa un laboratorio di idee ed un contenitore culturale in grado di rinnovare la classe politica al governo, accusata dal consigliere regionale di aver portato l'economia e la sanità molisana allo sbando, sperperato denaro pubblico, oltre che violato il patto con gli elettori. Anche per Francesco Totaro la situazione economica regionale e tutti i settori sono in difficoltà. Il ruolo del PD in Alternativa è primario, ha poi proseguito, per creare una grande coalizione in grado di vincere le elezioni. Ora riempiamo il contenitore e puntiamo al programma lavorando anche ad un'ipotesi di governo, ha evidenziato invece Massimo Romano, secondo il quale la nascita di Alternativa ha portato nuovo entusiasmo nel panorama politico molisano. Il consigliere di Costruire Democrazia ha lanciato anche un invito a chi è rimasto deluso dalla politica a contribuire alla nascita del programma comune. Infine l'appello alle altre forze di centrosinistra ed in particolare all'Italia dei Valori, che non ha aderito al progetto. Devono prevalere le ragioni del futuro e delle nuove sfide rispetto alle ragioni del passato, ha concluso Leva, eliminare i personalismi e puntare nella stessa direzione.